Ciao guys, ciao ragazzi, ben ritrovati, buonasera e bentornati qui nel mio canale di YouTube. Ok, questa sera andiamo a completare l'esercizio 24 che avevamo diviso in tre parti. Abbiamo fatto la prima parte che era, stiamo parlando della sonatina di Muzio Clementi, la prima parte che era un allegro in quattro quarti, la seconda parte che era l'andante in tre quarti e questa sera facciamo il vivace in tre ottavi, che è l'ultima parte di questo esercizio 24. Ok, come sempre, mano destra, mano sinistra e mani unite in versione free, libera su YouTube, mentre per quella dettagliata, come sempre, per chi mi segue, lo sa che deve andare su patreon.com/bluestudiorecord per vedere le lezioni al completo. Iscrivetevi se è la prima volta che vedete i miei video, qui c'è la, cliccate anche la campanella per avere le notifiche di ogni volta che posto il video, mi raccomando. Allora, anche a Cesi Marciano, fatto questo e poi mancheranno tre esercizi, alla fine quando avremo completato tutti gli esercizi, anche questo, come abbiamo fatto con il Bayer, sarà disponibile su pendrive tutto il Cesi Marciano, disponibile già insieme anche agli altri corsi degli accordi tonalità e il primo volume della musica classica. Ok ragazzi, detto questo, bando alle ciance, andiamo a vedere subito questo esercizio 24, terza parte, Muzio Clementi, la sonatina. Ok ragazzi, iniziamo allora questa terza parte, questo vivace. Allora, un vivace è bello veloce, quindi è il vivace in sostanza è la velocità giusta di questo pezzo, a mani unite dovrà essere così, Quindi questa è la sua velocità, logicamente noi lo studiamo molto molto più lentamente. Ok, allora per studiarlo andiamo, è un 3 ottavi, quindi andiamo a mettere un 3 quarti a 120 di metronomo per fare le mani separate e per studiarlo come deve essere, per capire bene come dovete andare a dividerlo. Ok, partiamo subito con la mano destra, con un metronomo in 3 quarti a 120 di velocità. Vediamo allora, il pezzo non ha diesis e bemolli in chiave, ok? Quindi è in do maggiore, tranne quei diesis e bequadri che vengono posti in battuta. Pronti? 3. Abbiamo visto quello che è la mano destra, l'abbiamo mandata a questa velocità, poi al limite studiatela inizialmente,
senza il metronomo, poi quando avete capito come dovete dividere, mi raccomando, fatelo con il metronomo. Allora, adesso andiamo a vedere quello che è la mano sinistra. Ok, pronti? 1, 2, 3. Abbiamo visto anche la mano sinistra, ok? Mi raccomando, attenzione alle dita, eh? Se vedete che io non mi sono accorto, ho fatto un dito anziché un altro, voi fate molta attenzione ai numeri delle dita che sono ben riportati nel Cesi Marciano, ve l'ho detto anche nelle lezioni precedenti. Ok, andiamo a vedere a metterlo insieme a mani unite, questo... Ok, noi facciamolo lento lento, facciamolo piano piano, perché questo è il vivace, come ho detto prima, che appunto andrebbe fatto così, Questa è la sua velocità. Noi andremo a farlo molto più lento, in maniera tale che capite un attimino come deve essere fatto, Ok, pronti? Ragazzi, avete visto, a mani unite è un bel impegno, quindi avete visto, ho cercato di farlo a una velocità ridotta, quindi perché qui dovete impararlo molto lentamente, ragazzi, quindi adesso io già l'ho fatto, quando già riuscite a metterlo insieme a questa velocità che ve l'ho fatto sentire, è già un bel arrivare, perché ripeto, la sua velocità di vivace è questa. Questa è la sua velocità, però quando lo studiate fatelo lento,
dovete proprio capire bene come si devono muovere le mani, anche perché qui proprio le mani, le dita devono abituarsi ai movimenti, lo dovete praticamente, come tutti gli altri, imparare praticamente a memoria. Va bene, allora adesso andiamo a vedere tutti i minimi particolari, andiamo a vedere subito la prima parte, che sono le prime due righe, alla velocità giusta che deve essere fatta. Ok ragazzi? Ok ragazzi, abbiamo visto, abbiamo completato quindi questo esercizio 24 e fatelo bene, studiatelo bene 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 bene, perché poi andremo a fare gli ultimi esercizi. Abbiamo il 25, 26 e 27 che completeremo appunto tutti gli ultimi tre esercizi per poter avere poi anche questo il corso completo. Bene ragazzi, come sempre io vi auguro un buon divertimento, perché la musica deve essere divertimento, un buon studio, mi raccomando applicatevi, perché sono gli ultimi esercizi, sono abbastanza impegnativi, e vi do appuntamento appunto alla prossima settimana per procedere ancora con gli ultimi esercizi di questo Cesi Marciano. E auguro a tutti quanti il mio saluto, che è il solito e consueto. Bye bye!